È un momento che aspettavo, anche un po' con ansia, sinceramente, perché sancisce l'inizio effettivamente di questa stagione. Poi, al di là che ci sarà poi chiaramente il ritiro dal 1° settembre del campionato, però questo è stato un giorno importante, dove devo dire che tutto lo staff dirigenziale ha lavorato veramente bene, perché ad oggi ritengo che tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati sono stati raggiunti, e questa è la cosa più importante, e sulla carta direi che ritengo che abbiamo fatto una buona squadra. Ora dobbiamo aspettare chiaramente il verdetto del campo. Effettivamente tenevo al fatto che il coinvolgimento della piazza fosse per me sicuramente importante, quindi un giorno feriale avere i tifosi qui a sostenere, beh, insomma, questa è una grande soddisfazione. Squadra completamente rivoluzionata, deve essere tra le prime 5 del campionato, questo avete chiesto a Sala? Sì, noi abbiamo chiesto questo a mister Sala, è l'obiettivo che anche lui giustamente vuole perseguire, e per cui insomma arrivare almeno, ecco, tra le 5 del campionato. Sì, sono stati scelti i ragazzi, intanto una selezione di quelli dell'anno scorso. Abbiamo rinnovato, perché in questi 2 anni dei grandi risultati il Mantova non è riuscito a farli. Abbiamo anche rinnovato perché dopo 2 anni era giusto far vedere alla tifoseria che qualcosa con il nuovo presidente si stava cambiando. Pensiamo di aver fatto una scelta di giocatori mirata e speriamo che le scelte siano andate al punto giusto. La mia aspettativa è quella che il prossimo anno dovremmo fare la prima divisione. Per me l'obiettivo è quello. Poi se nelle prime 5 ancora meglio, vuol dire che abbiamo lavorato bene.